è un progetto dall'alto valore simbolico, perché si trova in un sito particolarmente caro ai tarantini di Taranto Vecchia, che è un luogo dove sono cresciute generazioni di tarantini, un luogo che comunque aveva tanti segni del tempo e che nella sua semplicità comunque ha sempre rivestito la sua valenza di aggregazione. A un certo punto però, dati i lavori necessari, è stato possibile, grazie a Formedi, il Taranto, Bari, a Ploteus, poter ricostruire reintegrare l'oratorio grazie all'intervento di ex detenuti, e quindi è un progetto di inclusione sociale. Ecco perché è fortemente simbolico. Nella sua semplicità questa sala ora viene restituita attraverso il segno del grande progetto di riqualificazione, di autorigenerazione di questa città, dove l'integrazione torna ad essere utile per la società. Abbiamo saputo che hanno lavorato in tanti ex detenuti che si sono impegnati tantissimo, quindi un cantiere che ha portato oltre alla formazione anche alla costruzione. E noi siamo vicini a questo tipo di iniziative, soprattutto che siano d'esempio anche per altre realtà. Io penso che momenti come questi siano fondamentali, che iniziative come queste siano fondamentali, soprattutto quando sono delle iniziative intraprese e realizzate in contesti così difficili, in contesti in qualche modo parzialmente degradati da un punto di vista, come dire, delle difficoltà economiche, delle difficoltà sociali, ma anche da un punto di vista, se vogliamo, architettonico, se ci guardiamo attorno possiamo constatarlo, dei contesti assolutamente meravigliosi che hanno bisogno di essere valorizzati, di riprendere vita e vitalità, dei riferimenti come questo oratorio che daranno la possibilità di una inclusione sociale a coloro che sono più in difficoltà, che maggiormente hanno bisogno. Legalità è anche questo, noi siamo come Polizia di Stato vicino ad iniziative di questo genere e, come dire, vogliamo lanciare anche attraverso la nostra presenza il messaggio che tutti, ma proprio tutti, dobbiamo dare il nostro contributo, anche solo meramente attraverso la nostra partecipazione alle attività che vengono svolte in favore del sociale, che significa anche in favore del ripristino della legalità a tutto tondo.